Prosegue nei lavori del PNRR sociale e oggi abbiamo approvato un altro documento in giunta e sono lavori per più di 3 milioni di euro, di cui 1 milione e 8 di lavori edili, quindi di riqualificazione di strutture. E si va dal, il sostegno ai senza fissa dimora con l'Housing First, i progetti dell'Housing First e della stazione di posta, un progetto molto importante da 1 milione di euro. Che è già partito nella progettazione e adesso proseguirà con i lavori. Ci sono lavori sul dopo di noi, quindi l'autonomia di persone con disabilità per 750.000 euro, che è già attivo e prosegue. E diciamo che è già strutturato e a buon punto il progetto Pippi, che è il progetto di sostegno alla genitorialità di 30 famiglie che verranno sostenute con un progetto integrato fra educatori, scuola e assistenti sociali per sostenere le famiglie più fragili. I progetti sono tanti, ci sono progetti anche di dimissioni protette di persone che escono da un percorso ospedaliero e vengono sostenute in casa con dei servizi come la mensa e servizi di assistenza e il telesoccorso. Sono lavori da 330.000 euro, progetti da 330.000 euro e anche questi sono partiti e riguarderanno 110 famiglie del nostro territorio. Quindi siamo in pieno dei lavori del PNRR dove c'è tutto il comune impegnato e l'amministrazione comunale con i dirigenti dei lavori pubblici e del sociale perché ovviamente riguarda più servizi. Diciamo che sul sociale gli investimenti vanno a rinforzare o creare progetti nuovi su temi importanti che sono quelli dell'estrema povertà, dove noi siamo molto impegnati come comune, ma anche con tutti i progetti di autonomia di persone con disabilità, dove noi lavoriamo da anni su queste tematiche e vengono rafforzati con l'apertura di altri due appartamenti per 12 persone e poi la famiglia. E la terza età, le dimissioni protette, noi siamo con progetti come il Centro per le Famiglie, piuttosto che Pippi, che è già un progetto che noi sperimentavamo sul territorio ed era all'avanguardia allora, viene rafforzato con questi 200.000 euro di investimenti del PNRR. Quindi noi proseguiamo a dare dei servizi che sono dei servizi per migliorare la qualità della vita.